C'è poca differenza tra una mulattiera e la cilentana, almeno nel tratto tra Pregnano, Cilento e Omignano, come testimoniano queste immagini realizzate all'altezza della diga Lento. Dell'asfalto è rimasto ben poco, gli automobilisti sono costretti ad attraversare buche e avvallamenti. Il manto stradale si sgretola giorno per giorno, rendendo il tratto della strada provinciale 430 un vero e proprio percorso di guerra. A denunciarlo da mesi sono gli automobilisti, pendolari e non, che percorrono l'arteria a scorrimento veloce per raggiungere Vallo della Lucania, Sapri e gli altri comuni del Basso Cilento. Dinanzi a queste immagini c'è poco da aggiungere se non richiamare l'attenzione degli enti preposti a risolvere il problema. Chi pensava che a seguito della riapertura del viadotto Chiusa sarebbero finiti i disagi si sbagliava di grosso. Negli ultimi giorni ad alzare la voce è stato anche il presidente dei costruttori salernitani Antonio Lombardi, prima indirizzando una lettera al presidente della provincia Giuseppe Canfora e poi pubblicando un video denuncia sul suo profilo personale Facebook con tanto di commento: bisogna intervenire con estrema urgenza per evitare che si verifichino altri tragici eventi. Nelle ultime ore sulla questione è intervenuto anche il deputato PD Simone Valiante, che da tempi chiede insieme agli altri parlamentari salernitani del PD un trasferimento delle competenze gestionali sulla Cilentana all'ANAS. Ho ricevuto diverse sollecitazioni, dice Valiante, e vi informo che dopo un colloquio con il dirigente settore lavori pubblici della provincia, Domenico Ranesi, sono stato rassicurato che si provvederà nel mese di marzo al rifacimento del manto stradale all'altezza della diga Lento, ma anche un tratto nei pressi di Vallo della Lucania. Non ci resta dunque che attendere ed essere fiduciosi. Sulla Cilentana torneremo sicuramente a marzo con le nostre telecamere per documentare l'inizio dei lavori. A presto, si spera.